Per oltre 2 ore le strade di Pescara, come ai tempi del lockdown, completamente deserte, a parte il passaggio di tanto in tanto di gruppi di pattinatori impegnati nella maratona per i mondiali di pattinaggio su strada. Sono stati onestamente molti ad essere colti di sorpresa dalla chiusura indiscriminata di tutte le strade, da Piazza Duca fino a Francavilla al Mare. Si può comprendere la vetrina mondiale per un evento sportivo di sicuro rango, ma ai pescaresi e soprattutto ad esercenti e ristoratori, chiudere a doppia mandata un'intera città non è affatto piaciuto. Si dirà, è l'indotto, i turisti che in questi giorni hanno invaso le strutture ricettive e passeggiato per le principali vie commerciali? Le uniche strutture ricettive che ne hanno beneficiato sono i grandi alberghi di Montesilvano e tutti questi ristoranti e negozi presi d'assalto, a sentire i diretti interessati, neanche l'ombra. Qui entra gente, quella poca che sta entrando finora, e tutti quanti a lamentarsi. Queste iniziative ultime sportive fatte dentro la città, al centro, mi sembrano un pochino esagerate e sbagliate, perché chi lavora viene penalizzato. Poi il rovescio della medaglia qual è? Non so, ma c'è gente, oggi c'era gente alle 9 ad assistere a queste gare, io penso che la maggior parte stavano ancora a dormire. Maria Dolci, la città questa mattina si è svegliata un po' nervosa per tutto ciò che ha trovato. Certamente sono manifestazioni importanti che danno lustro alla città, ma qualcosa andrebbe un attimino corretto. Sì, sicuramente l'evento è un evento mondiale, sarà una vetrina bellissima per Pescara, per la nostra regione, per le nostre città vicine, però insomma, è stato poco pubblicizzato per quello che riguarda sulla nostra città, perché l'evento è di Montesilvano. Le attività commerciali non si sono trovate pronte a poter gestire anche un'assenza dei dipendenti, da parte dei dipendenti, perché veramente oggi arrivare in centro è completamente impossibile. La mia proposta è questa, come Confesercenti e anche come titolare di un'attività commerciale che in questi giorni non ha avuto un ritorno in più in confronto alla nostra clientela abituale. Queste attività così belle devono essere spostate in altre zone della città. Abbiamo una zona industriale di Pescara che è abbandonata, con tanti capannoni ormai chiusi e dismessi. Potrebbe investire una parte del PNRR oppure dei fondi futuri il nostro comune per poter fare lì veramente un centro importante, anche con la collaborazione del CONI, per poter avere tutti gli sport, sia olimpici che paraolimpici, e poi organizzare questi eventi così importanti. Qualche sacrificio e qualche disagio si provoca nella cittadinanza, ma io credo che questi sacrifici e questi disagi possano essere ben sopportati per un obiettivo superiore che è quello di un turismo che si muove nella nostra città. D'altronde queste iniziative, se non si fanno a Pescara, si fanno a Riccione e a Rimini. Già per l'anno prossimo ci sono manifestazioni che si svolgevano e si svolgono a Rimini e a Riccione che vogliono venire a Pescara perché la posizione è più baricentrica. La scelta deve essere fatta. Pescara è una città che queste iniziative le può fare e quando vedi migliaia di giovani con i pattini, con le magliette che girano per la città, io penso che anche dal punto di vista economico per i commercianti sia comunque un vantaggio, lo vediamo dai bar, dai ristoranti, tutti quanti pieni. Pescara è una città sempre in movimento, io penso che i cittadini lo sanno perfettamente e sanno anche sopportare questo disagio per poco tempo.